Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Buonasera a tutti, siamo pronti per iniziare una nuovissima puntata di GoGol, ma prima di anticiparvi di cosa andremo a parlare con i nostri ospiti, voglio farvi vedere un video che racchiude l'essenza del calcio. Questo video è accaduto in Giordania, è un video che quando l'ho visto la prima volta mi ha fatto venire davvero la pelle d'oca. In questo caso la giocatrice di questa squadra si è ritrovata col viso scoperto, col volto scoperto perché le era caduto il velo, ma le avversarie si sono chiuse intorno a lei per far sì che non si vedesse. E questo secondo me è un gesto che va al di là dello sport, al di là delle religioni, ed è un video che racchiude veramente la bellezza di questo sport. Quindi stasera sarà una puntata totalmente dedicata al calcio femminile e per parlarne non potevo che non invitare i migliori in questo campo, quelli che realmente sono preparatissimi e sanno tutto di calcio femminile, e quindi sto parlando di calcio femminile italiano. Qui con me Andrea Amato, ciao Andre. Buonasera a tutti. E Lucia Arduini, ciao ragazzi. Benvenuti. E Andre, tu sei uno dei fondatori di questa pagina. Sì. Posso dire una delle pagine più seguite, se non la più seguita. Abbiamo raggiunto la testata giornalistica a gennaio. Questo progetto è partito da un gruppo di persone che incuriosite da quelle ragazze che scendevano in campo ogni domenica, hanno iniziato a entrare nello stadio a vedere cosa facevano, come giocavano. Abbiamo cercato anche online se si trovasse qualcosa, qualche notizia, non c'era nulla. Abbiamo detto: ragazzi, questo è il nostro campo, questo è il nostro futuro. E quindi abbiamo fondato Calcio Femminile Italiano. Quanto tempo fa è avvenuto questo? La prima notizia online a ottobre 2015. Ah, ottobre 2015, quindi è un po' che comunque ci siete dietro. Ma avete da subito avuto un buon riscontro, un buon successo? Sì, ovviamente i primi articoli la gente deve conoscere, però poi inizia a parlare della squadra lombarda, squadra piemontese, squadra sarda, il nome è iniziato a circolare e siamo arrivati finalmente a una bella... un bell'obiettivo che è appunto la testata giornalistica. Infatti ho visto, io spesso mi capita di cercare notizie che riguardano tutte le varie categorie del calcio, e quando cerco il calcio femminile comunque mi baso sempre su quello che scrivete perché siete sempre aggiornatissimi. E poi ci sono anche diversi format, nel senso fate interviste inedite, avete dei campionati in esclusiva, no? Mi sembra di aver visto. Sì, certamente, ovviamente essendo un giornale, un blog, cerchiamo di parlare di tutto. Abbiamo le interviste, abbiamo le nostre rubriche, calcio estero, di cui se ne occupa i nostri ragazzi della redazione, che solamente grazie a loro abbiamo raggiunto questi obiettivi, che ci tengo a ringraziare ovviamente. Bravo, anche perché appunto una testata si basa comunque di una redazione molto ampia. Dicevi che siete voi in quanti circa? Una ventina. Quindi una ventina. Anche avere una serenità sotto, nel senso garantire serenità a tutti quanti, quindi te che sei uno dei fondatori lo sai bene. E Lucia, poi leggevo che ci sono diversi format, no? In questo. Tu di cosa ti occupi in particolare? Allora, io seguo certe squadre, un po' di Serie A, Serie B, Serie C. E ci stiamo anche muovendo su eccellenza, quindi anche lì stiamo sondando un po' il terreno perché vorremmo appunto trattare di più squadre possibili e far sentire un po' la voce anche delle piccole realtà. E mi occupo anche di interviste e quindi sentire più persone possibili, ma anche all'interno della dirigenza. E sono molto legata al fatto di intervistare ad esempio le donne della dirigenza, perché appunto parlando anche di calcio femminile, non solo giocatrici ma anche dirigenti donne che comunque si sono fatte spazio in un campo molto difficile, e insomma
la parte manageriale, che non è semplice. Eh sì. E poi vedevo anche di un format molto molto bello, una cosa che comunque non si vede solitamente, un format dedicato a un momento particolare della vita di una donna. Sì, esatto, proprio quando insomma le donne affrontano la gravidanza, che è un momento bellissimo, ma appunto non è accettato da tutte le realtà, da tutte le società. C'è stato il caso insomma nella pallavolo della rescissione del contratto, quindi non è stato molto facile, però abbiamo appunto nel nostro format Campionesse nella vita che sentiamo le voci di diverse ragazze che hanno affrontato la maternità pur rimanendo all'interno della società e quindi continuando ad essere delle calciatrici. Sì, pur essendo delle mamme. Raccolto delle bellissime testimonianze, si chiama Campionesse nella vita ed è un format esclusivo di calcio femminile italiano. Infatti vorrei ricollegarmi anche a quello che hai appena accennato, no? Quindi del diritto alla maternità, che ne aveva parlato Sara Gama. Sì, certamente, Sara Gama, che è la nostra vicepresidente nell'Asso Calciatori, la prima donna vicepresidente, appunto sui fatti avvenuti nella pallavolo si è sentita in dovere di chiedere ovviamente delle sicurezze per le ragazze che vogliono vivere la propria vita, vogliono vivere una vita privata, che poi coronano il sogno di avere anche un bambino, una bambina, e lei chiede ovviamente le tutele, tutto quello che ne concerne. Esattamente, perché è necessario, è fondamentale, non ci si può ritrovare senza lavoro per una maternità, ma così in tutti gli ambiti, non solamente del calcio, ma a livello sportivo capisco che sia comunque differente. Luci, ritorno da te invece, andiamo proprio a parlare di calcio femminile. Tu come lo vedi il calcio femminile italiano? È in crescita? Allora, sicuramente una grandissima mano l'hanno data le ragazze della nazionale, perché comunque ottenendo grandissimi risultati durante i mondiali del 2019 c'è stata una risonanza grandissima e le ragazze della nazionale sono state seguite da più di 100 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il match Italia-Brasile è stato il quarto più seguito tra tutta la competizione ed era solamente una fase a gironi, quindi si può dire un buonissimo riscontro. Assolutamente, infatti i dati della FIGC abbiamo visto che dal 2016 al 2019 l'interesse per la Serie A è cresciuto del 108%, quindi una grandissima crescita e ovviamente anche il seguito nella nazionale è cresciuto. Poi il livello si è alzato tantissimo e c'è molto più interesse al tema, anche dato dal fatto che appunto molte società professionistiche maschili hanno deciso di incorporare insomma il comparto femminile e quindi questo ha dato una grandissima spinta anche in termini di gioco e insomma tutto quello che comporta. Ma Andre, secondo te siamo abbiamo già raggiunto i livelli degli altri campionati esteri, intendo? Allora, no. In questo momento ancora no, siamo ancora in una fase di crescita dove stiamo raggiungendo obiettivi importanti, traguardi importantissimi, e per quanto riguarda il livello delle altre nazioni ovviamente bisogna basarsi su quelle di intermezzo in questo momento. Non siamo ancora magari ai livelli del campionesse del mondo, non siamo ancora ai livelli del campionesse d'Europa, però ci stiamo avvicinando. Ci stiamo facendo spazio. E poi invece per quanto riguarda, siccome voi comunque seguite anche tutto quanto, no? Te poi Luci prima mi raccontavi che hai anche studiato queste cose qui, per quanto riguarda ad esempio sponsor, secondo voi la differenza tra calcio femminile e maschile, c'è ancora molta differenza appunto? Beh, da questo punto di vista si può dire che c'è ancora molta strada da fare. Perché sì, ovviamente mancano gli sponsor, ma anche dato dal fatto anche che appunto non c'è una grandissima copertura mediatica delle nostre ragazze. Sì, la Serie A è seguita da Team Vision, che hanno fatto un grandissimo lavoro, ma i campionati minori sono insomma per lo più seguiti dagli interessati locali, con dirette Facebook soprattutto. Ma non hanno. Quindi ancora hanno le dirette Facebook, non c'è nessuna emittente che le segue? Qualche emittente c'è a livello però locale. Però tutte a livello locale, nel esatto. Senso a livello nazionale solamente la Serie A? A livello nazionale sì, è più seguita insomma la Serie A grazie a Team Vision, quindi abbiamo ancora molta strada da fare e sicuramente servirà a stringere dei rapporti di partnership insomma importanti, ecco. Un'altra questione sulla quale mi vorrei soffermare è un movimento nato da un hashtag Misma Passion, correggimi se la mia pronuncia è errata,
E Luci, so che hai seguito a fondo questa vicenda e che comunque ti ha appassionato. Sì, diciamo che l'ho sentita molto anche perché è stata riportata da tantissimi esponenti del calcio, non solo femminile ma anche maschile, le stesse società. E si tratta appunto del caso di Misa Rodriguez, che è appunto la calciatrice del Real Madrid femminino e il portiere è lei, il numero uno. E ha pubblicato insomma sui suoi social la sua esultanza, ecco, paragonata a Marco Asensio, che insomma il suo collega un po' più famoso al momento, e quindi ha messo a paragone queste foto, che non è stata questo post non ha riscosso grande successo, perché anzi è stata costretta ad eliminarlo perché ha ricevuto un sacco di commenti negativi, frasi sessiste. Ma per quale motivo ha ricevuto questi commenti negativi? Questo perché ha diciamo posto sullo stesso livello i due tipi di calcio, il calcio femminile e il calcio maschile, che agli occhi di molti ancora non può essere paragonato, non può essere messo sullo stesso livello. E quindi molti esponenti, come dicevo prima, del calcio, lo stesso Marco Asensio ha ripostato in realtà questa foto, proprio per sottolineare che in realtà la passione è la stessa, appunto, misma passione, non è giusto porre questo discrimine. Quindi è stato molto importante, anche le grandi società, Juventus, Milan, anche Tottenham all'estero, si sono fatte carico di questo messaggio importante. Assolutamente, infatti sono molto contenta di poterne parlare, perché appunto non è possibile ricevere commenti maschilisti, sessisti, comunque di ogni genere, perché è importante che ogni categoria sia allo stesso livello. Noi ci fermiamo un attimo per la pausa, ci vediamo tra poco. Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID, per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Bentornati a GoGol. Sono qui in studio con due ospiti che rappresentano la testata calcio femminile italiano e prima della pausa pubblicitaria abbiamo un po' introdotto quello che è la nazionale italiana. Andre, come vedi questa nazionale? Secondo te, in vista no, degli europei, quale sarà poi anche la squadra più difficile con la quale ci andremo a battere? La nazionale italiana, guidata da Bertolini, ovviamente ha mostrato grandi doti in un girone di qualificazione veramente ostico. Ci siamo cavata molto molto bene, questo è dovuto anche grazie alla crescita. Domenica hanno fatto un test di allenamento contro l'Islanda, ha vinto per 1-0, gol di Caruso. E abbiamo visto una nazionale totalmente diversa, non è quella ufficiale, hanno giocato molte giovani, hanno messo in campo molte giovani, molte esordienti, come Prugna dell'Empoli. Io vedo questa nazionale pronta per mostrarsi, mettersi in gioco. Ovviamente come ai mondiali non abbiamo nulla da perdere, diciamo così, quindi possiamo concentrarci sulla partita senza pressioni, ecco. E la nazionale più difficile in questo momento? La nazionale più difficile ovviamente sono le campionesse europee, l'Olanda, segue ovviamente l'Inghilterra, la Francia, sarà un bel europeo.
Soffermandoci invece sulla Serie A, vi vorrei chiedere una cosa, perché comunque i numeri e le statistiche dicono che è la Juventus che continua a vincere, continua ad essere in testa, ma io vi vorrei chiedere a tutte e due, questa è una domanda per tutte e due, qual è la squadra che in questo momento vi ha sorpreso di più, in questo anno quella che vi ha sorpreso? Allora, secondo me il Sassuolo sta facendo un grandissimo campionato, una grandissima stagione. Che poi è terzo il Sassuolo, sì, esatto. In classifica. E, ha fatto sì una grandissima stagione, dicevamo appunto, e ha subito solo 16 gol, meglio del Sassuolo ha fatto solamente la Juventus, che insomma è una grandissima squadra. E abbiamo visto appunto anche come molte ragazze sono state chiamate dalle rispettive nazionali, abbiamo visto anche in Italia tre ragazze sono state convocate, e l'allenatore, il mister, ha vinto la panchina d'oro come miglior allenatore dell'anno scorso. Abbiamo visto quindi una grandissima strada, ecco, della squadra nero-verde. Sei d'accordo, Andre? Io invece più sull'Empoli. Empoli perché l'Empoli? Molte giovani. Altre ovviamente esperte con tanti campionati alle spalle, come una giovanissima di Guglielmo. L'Empoli perché ha messo in mostra tutto il lavoro che è stato fatto da chi in questo momento è prima in campionato, ovvero la Juventus. Perché l'Empoli ha un mister che proviene dalla scuola Juventus, ha tante ragazze titolari giovani che sono della Juventus in prestito. E hanno mostrato carattere sin dall'inizio, erano a pochi punti dalla Juventus, poi ovviamente le energie sono un po' finite, si sono un po' intreggiate nella classifica, però devo dire che come giovani intraprendenti hanno mostrato davvero davvero grandi qualità. Infatti un'altra domanda che mi sarebbe piaciuto farti a me piace sempre scovare un po' i diamanti grezzi, no? Quindi quali sono le nuove giocatrici da tenere sott'occhio? Mi risponderesti le giocatrici dell'Empoli? Ce ne sono tante, parecchie, sia dell'Empoli sia di altre. Però Benedetta Ionna, dell'Empoli, attaccata dell'Empoli, Sofia Cantore nella Florentia, e anche Asia Bragonzi dell'Elas Verona. Quindi tutte attaccanti, sì, ma tutte attaccanti della Juventus e che stanno facendo molto molto bene. Quindi cresciute nel vivaio juventino. Cresciute nel vivaio juventino. E si può dire che sia la Juventus quella che investe magari di più nel settore giovanile in questo momento in Italia? Sì, e magari azzarda quel qualcosa in più. Cioè prende le sue giovani e le manda a farsi l'esperienza, a farsi le ossa nelle altre squadre. Come giusto che sia, è importante anche questo. Io invece volevo chiedervi, siccome ho visto che nella vostra testata raccontate di interviste inedite, avete comunque sempre quel qualcosina in più da raccontare, qui in esclusiva vorrei degli aneddoti da parte vostra. Quindi, non so, Luci, hai qualcosa da raccontarci su qualche calciatrice? Sì, assolutamente. Io tra le prime interviste che ho fatto l'ho fatta a Nausica Costantini, che è una mia grandissima amica, quindi ho avuto il piacere di proporgli questa intervista della San Marino Academy. Appunto lei non sapeva che io avessi iniziato con calcio femminile italiano, quindi per lei è stata una sorpresa. Mi ha scritto chiedendomi se fossi io quella Lucia Arduini che richiedeva un'intervista. E quindi è stato molto interessante, molto bello, perché anche lei era super entusiasta, ha detto questa intervista me la stampo, me la voglio attaccare in camera, e per me è stato veramente molto bello, perché fino a qualche anno fa uscivamo nella stessa compagnia, proprio tanto amiche, quindi è stato molto bello. È bellissimo poi ritrovarsi professionalmente parlando, no? Quindi una da una parte, l'altra poi l'intervistata, deve essere una bellissima sì, soddisfazione. È stato molto bello, veramente soddisfacente. Andre, tu invece hai un aneddoto da raccontarmi, ti vedo già che parti bello carico. sì. È un aneddoto che risale al 2018, stagione 2018-2019, quando io seguivo una squadra che purtroppo oggi si è sciolta. Partita decisiva del campionato, arriva il medico della società, ci guarda e ci fa: no ragazzi, oggi noi vinciamo, portiamo a casa i 3 punti, perché poi si sa, la nostra difesa è difficile da oltrepassare, perché in quel momento eravamo primi con 4 gol subiti su 16 partite, cose del genere. Quindi fine partita, 3-0 per l'avversario, mi ha tutto rimandato la settimana dopo, che poi fu anche lo scontro diretto, quindi forse anche più carina questa cosa. E nell'intervista
il mister era presente e fa: non mi chiedere nulla perché ha già parlato il medico per me prima della partita. E purtroppo succedono queste cose. Le gufate sono all'ordine del giorno, infatti non bisognerebbe mai dire nulla. E poi invece parliamo un attimino anche di altri campionati, no? Quindi abbiamo parlato di Serie A, abbiamo fatto un quadro generale di quello che saranno gli europei e le nazionali. Invece, ragazzi, cosa mi dite riguardo ad altri campionati? So che comunque seguite la Serie C, mi dicevi? Sì, certo, certo. I nostri campionati, tra virgolette, minori dopo la Serie A, non bisogna dimenticarli perché sono anche quelli che sfornano talenti, che sfornano anche squadre come il Pomigliano Calcio, primo in Serie B, che è partito dal nulla, partito dall'eccellenza in Serie C, Serie B e adesso forse... Quindi ha fatto una bella scalata. Ha fatto una bella scalata. O il Napoli anche sempre in Serie A, e ha fatto anche lei il suo percorso. La Serie C femminile è divisa in 4 gironi, e tra cui una grandissima squadra storica del calcio femminile italiano, ovvero la Sassari Torres, che milita nel girone B. È un campionato da seguire perché comunque è quel calcio dilettantistico che ancora ti soddisfa a guardarlo. Sì. E anche tu sei d'accordo, pensi anche tu che sia un bellissimo, molto avvincente? Certo, anche perché la classifica è sempre molto corta, soprattutto in Serie B ci sono tante squadre racchiuse in pochissimi punti. Quindi è sempre una lotta, ogni gara è uno scontro diretto, quindi mancano sempre meno match alla fine del campionato e le ragazze sono super competitive, ma questo qui vuol dire che insomma anche il livello si è alzato, perché avendo le squadre molto vicine tra loro significa che si sta facendo proprio un bel lavoro. E infatti io leggevo che la CT Milena Bertolini ha rilasciato un'intervista in cui dice che si aspetterà un cambio culturale, nel senso che si aspetterà delle bambine super affascinate da questo calcio, ci saranno molte più iscritte. Voi cosa vi aspettate da queste nuove generazioni? Allora, io mi aspetto innanzitutto che le nuove generazioni investano molto di più sul calcio femminile, investano anche nelle serie minori per farle crescere, ovviamente con una crescita costante. E mi aspetto che da qui a 10 anni una bambina piccola di 7-8 anni che ha voglia di giocare a calcio esca da casa sua e possa trovare una squadra che la accolga e la faccia giocare senza nessun tipo di pregiudizio, tra virgolette. Sì, sì. Infatti ne abbiamo già parlato a lungo, no, Luci, anche del discorso pregiudizi, del discorso appunto che deve essere tutto uguale tra le varie categorie. E anche tu ti aspetti così tanto riscontro tra le nuove bambine, le nuove generazioni? Sì, assolutamente, penso che sia un mondo sempre in crescita, abbiamo visto appunto questi ultimi anni, ma sarà sempre meglio. E appunto gli alti livelli che si sono raggiunti è dovuto anche a questo grande settore giovanile che è sempre portato avanti, tantissimi professionisti si avvicinano anche alle giovanili per insomma provare a fare un'esperienza nel femminile, e comunque anche il fatto che sin da piccole le bambine possono credere in questo sogno di diventare calciatrici. Speriamo che tutti inizino ad investire nei settori giovanili, femminili, perché è molto importante. Prima di concludere, la vostra giocatrice preferita in questo momento e anche perché? Calciatrice preferita ce ne sono parecchie, non sono uno che si fossilizza su una sola. A me piace guardare tutte le giocatrici. Avere, sai, quella della squadra che dice questa gioca meglio fisicamente, meglio, l'altra gioca più tecnica, più visione. E diciamo che, vabbè, poi adesso Cristiana Girelli ovviamente è la nostra bomber. Bomber da nazionale, calcio di Serie A anche, quindi ovviamente Girelli è il nostro pupillo. Mi trovo d'accordo. Sempre Girelli? Sì, io sono juventina, quindi rimango legata all'ambito, ai colori bianconeri, e dico anch'io Girelli, che è assolutamente una vera bomber, vero numero 10. Sì, sì, anche in nazionale fa benissimo, la Girelli comunque riesce sempre a distinguersi dalle altre, veramente una bomber vera come hai appena detto te, Luci. Io solitamente, prima di concludere la puntata, faccio firmare il nostro pallone. Quindi, intanto Andre, te lo passo. Grazie. Firmatelo soprattutto poi con anche l'autografo di Calcio Femminile Italiano. Sì. E ricordiamo che avete anche la pagina Instagram, avete anche YouTube? Sì, canale YouTube, vengono anche trattati altri argomenti, c'è un
un format molto, molto bello, insomma, sulle freestyler femminili. Sulle freestyler? Sì, esatto, seguito dal nostro collega Andrea Gallazzi, e infatti quello è un bellissimo progetto che sta portando avanti, oltre ai tantissimi format che vengono trattati nel nostro sito. Infatti, guarda, complimenti, perché avete una redazione molto vasta, e non so se hai visto dove c'è il calcio femminile italiano, oh, così me lo fate vicino. Ah, una redazione molto vasta, parlate di tantissimi argomenti, e quindi ragazzi, complimenti. Io invito tutti i nostri telespettatori a seguire la pagina Calcio Femminile Italiano, perché hanno veramente dei contenuti meravigliosi, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per averci seguito, buona serata. Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Solo grano e uova 100% italiane. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it.